Io mi faccio meraviglia della loro incredulità. Non sono forse abituati, lor signori, a vedere balzar vivi quassù uno di fronte all'altro i personaggi creati da un autore. Forse perché non c'è, là, un copione che ci contenga. Sì, va bene, Sperduti va bene, nel senso veda che l'autore che ci creò vivi non volle poi o non poté materialmente metterci al mondo dell'arte intendo, e fu un vero delitto, signore, perché chi ha l'avventura di nascere personaggio vivo può ridersi anche della morte. Non muore più, morrà l'uomo, lo scrittore, strumento della creazione, la creatura non muore più. E per vivere eterna non ha neanche bisogno di straordinarie doti o di compiere prodigi. Chi era Sancho Panza? Chi era Don Abbondio? Eppure vivono eterni, perché vivi germi ebbero l'avventura di trovare una matrice feconda, una fantasia che li seppe allevare e nutrire, far vivere per l'eternità.